Alberto Blasi, da assessore uscente all'Università Agraria, inizia oggi la corsa alla presidenza perché poco fa state consegnate le liste e sei ufficialmente il candidato del centro-sinistra alle prossime elezioni. Le sensazioni? Ma le sensazioni sono di estrema compattezza della coalizione, sostengono la mia presidenza quattro liste ben motivate. Noi affrontiamo la sfida consapevoli dei risultati che abbiamo ottenuto dalle amministrazioni precedenti, continueremo su quella filosofia lì e auguri al candidato opposto e come nella vita, anche in politica, i conti si fanno dopo. In bocca al lupo a tutti. Grazie mille, buon lavoro. Siamo con Manuel Catini che da qualche minuto, visto che è avvenuta la presentazione ufficiale delle liste, è ufficialmente il candidato del centrodestra come presidente alle prossime elezioni per l'Università Agraria di Tarquinia. Innanzitutto le sensazioni. Ce l'abbiamo fatta, giorni e ore complicate, un'intera parte burocratica da sistemare, però possiamo dire ufficialmente che sono il candidato. Ho accettato questa sfida dopo le numerose chiamate da amici, conoscenti, persone che mentre si passeggiava per la città avevano questa voglia di cambiamento. Abbiamo accettato la loro sfida, tant'è che abbiamo predisposto tre liste, la lista Rinnova, lista Catini Presidente e lista Idea Sviluppo, completamente scevre da qualsiasi colore politico, da qualsiasi simbolo partitico, ma con la voglia e l'entusiasmo di rilanciare un ente. L'importante e l'augurio è che la campagna elettorale sia fatta nella maniera più dignitosa possibile, senza colpi bassi e ognuno spiegando alla città i propri programmi, le proprie idee per rilanciare un ente che molti considerano inutile, ma posso garantire, vivendo da 5 anni come consigliere, è un ente straordinario che saprà sicuramente dare nel corso degli anni un'impronta diversa a tutta la città di Tarquinia. Ringraziamo l'Extra, un augurio al candidato Alberto Blasi e un augurio anche un complimento anche all'amministrazione uscente con il presidente Antonelli. Dopo 10 anni di mandato ha comunque sia saputo rilanciare questo ente dal punto di vista del tessuto sociale. L'Università